Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Abbiamo cominciato, la nostra copertina era dedicata al momento della commozione, avete visto le candele a Bruxelles, la commozione, il lutto, la memoria, sono delle immagini che certamente colpiscono. Oggi però queste immagini lasciano il posto e sono i titoli di tutti i giornali di oggi, in realtà a un gigantesco punto interrogativo e anche a qualcosa che fa sconcerto e rabbia. Noi mettiamo il punto interrogativo, alcuni quotidiani, mi riferisco a Repubblica, ma anche il Fatto Quotidiano, non mettono il punto interrogativo e scrivono come un'affermazione: il Belgio sapeva tutto. Oggi è il giorno delle polemiche perché si è capito, intanto erano tutti, è venuto un po' fuori anche dalla nostra trasmissione di ieri, che molti dei alcuni terroristi, kamikaze in particolare, erano seguiti e hanno fatto ancora più polemica delle dichiarazioni che sono arrivate dalla Turchia, dal presidente turco Erdogan, che ha detto che in realtà uno di loro era stato addirittura riconsegnato alle autorità e poi scarcerato. Queste notizie naturalmente fanno pensare, riflettere, sono dei punti interrogativi e l'opinione pubblica di tutta l'Europa naturalmente attende delle risposte su questo. Partiremo da qui per approfondire naturalmente tutti gli aspetti di questa vicenda che ci scuote e che ci lascia con il lutto, con le candele che avete visto nella copertina. Vi presento i nostri ospiti. Allora, intanto benvenuto ad Amedeo Ricucci, che Buongiorno. È un giornalista della RAI, un inviato che è stato in Libia, in Siria, che conosce molto bene gli argomenti anche del terrorismo e che, lo ricorderete perché è stato ospite altre volte da noi, è stato rapito nel 2013 in Siria. Bentornato ad Amedeo Ricucci. Grazie. E poi accanto a me c'è anche la professoressa Francesca Galli dell'Università di Maastricht, che insegna diritto penale e proprio diritto e antiterrorismo all'università, quindi è un'esperta di queste cose, di questa materia. In collegamento da Milano vedo il professor Paolo Magri dell'ISPI, esperto di relazioni internazionali. Buongiorno. Buono. E bentornato. Allora, io comincio direttamente da questo punto interrogativo e mettendocelo, ma ripeto, adesso non so se... Eccolo qui. Il Belgio conosceva i kamikaze, il Belgio sapeva tutto, come titolo del Fatto Quotidiano. È possibile? È così? Amedeo Ricucci. Beh, diciamo che ieri il giornale israeliano Haaretz ha detto chiaro e tondo che c'erano stati dei warning, degli avvertimenti al Belgio per possibili imminenti attentati in aeroporto e metropolitana. Quindi un'allerta importante che probabilmente è stato sottovalutato. Io tendo a pensare che l'operazione che ha portato all'arresto di Salah Abdeslam abbia un po' abbassato il livello di attenzione, di guardia in Belgio, e questo ha favorito l'attentato, la strage di due giorni fa, una strage che, ricordiamolo, è stata probabilmente anticipata. Quindi ma che era programmata, era su programmata questo mi pare che tempo. Non ci siano dubbi. Ma al di là, sulle dichiarazioni di Erdogan pare che siano state smentite, nel senso che sì, uno dei fratelli Brakoui era stato arrestato in Turchia ma riconsegnato all'Olanda, pare, quindi non al Belgio. In ogni caso non è questo che conta. Quindi però vorrebbe dire che l'ha liberato, se è stato riconsegnato all'Olanda vuol dire che l'ha liberato l'Olanda. Probabilmente sì. Quindi, ma in ogni caso, paese europeo al che di là ha della veridicità delle accuse oggi ai servizi di sicurezza belgi, resta un dato inequivocabile: era tutto scritto fin dagli attentati del 13 novembre a Parigi. Noi probabilmente abbiamo, noi e le forze di sicurezza dei nostri governi, abbiamo sottovalutato l'avvertimento che il califfato ci lanciava. Se noi andiamo a rivederci il comunicato stampa con cui l'ISIS ha rivendicato gli attentati di Parigi, c'era scritto: è l'inizio della tempesta, e quelli dell'ISIS non parlano a vanvera, e c'era... E il comunicato iniziava con una sura del Corano molto importante, che è la sura numero 59, in cui si dice, e la sura veniva citata esplicitamente: pensavano di essere al sicuro nelle loro fortezze, Allah è andato a prenderli e ha portato il terrore là dove non se l'aspettavano. Quindi c'era l'elemento sorpresa e il facciamo più danni possibili. Quindi non più obiettivi simbolici, ma obiettivi comuni come il Bataclan,
come l'aeroporto, come la stazione della metropolitana, e c'era comunque la dichiarazione: noi siamo qui in Europa e siamo pronti a combattere. Un'ultima cosa importante: in un'intercettazione sempre di novembre, quindi 4 mesi fa, la mente degli attentati di Parigi, vale a dire Abdelhamid Abaoud, poi ucciso in uno scontro a fuoco, aveva detto: ci sono 90 combattenti del califfato che sono rientrati in Europa e stanno lavorando per portare il terrore in Europa. Quindi la campagna d'Europa dell'ISIS era stata lanciata da tempo. Ma allora vado dal professor Magri, sottovalutazione, anche qui metto il punto interrogativo, c'è stata la sottovalutazione di cui parla Ricucci, e se sì, però anche lì, com'è possibile che sia stato sottovalutato tutto questo? Tutto sommato il tema della minaccia, del pericolo, dei rischi dell'ISIS è un tema che dibattiamo da molto tempo, e ne parliamo in termini sempre molto allarmati, anche le dichiarazioni dei governanti sono allarmate. Allora com'è possibile che ci sia stata sottovalutazione, se questa è la parola? Ricucci ha ragione che il Daesh, lo Stato Islamico, non parla vambera, però in parte a difesa degli apparati di sicurezza va detto che non parla vambera ma parla molto, e di minacce a varie parti del mondo, pensiamo a quelle già da un anno e mezzo fa al nostro paese, a Roma, la capitale della cristianità, ne sono state fatte tantissime. Quindi se dovessero essere seguite tutte le minacce annunciate dallo Stato Islamico, dovremmo essere costantemente in ogni luogo in Europa sotto assedio. Ciò però non toglie le responsabilità, e veniamo al Belgio, della situazione di Bruxelles, perché sappiamo da novembre di questo legame fra le cellule di Parigi e le cellule di Bruxelles. Vi ricordate, anche in trasmissione qua abbiamo discusso, certo, dei passaggi, dei collegamenti e di quant'altro. Sapevamo che c'era una ricerca, una caccia all'uomo in corso. Si sapeva, tutti lo sapevamo, che c'era un rischio attentato, lo dicevano le autorità del Belgio, e questa volta, e vengo al punto, l'attentato non è stato nella pizzeria o nel ristorante indonesiano, è stato in due simboli storici degli attentati. Gli attentati avvengono in buona parte del mondo, ricordiamo Londra, ricordiamo Madrid, in luoghi di transito, e l'aeroporto, le stazioni del metro sono molte, l'aeroporto è uno, e quindi qui c'è sicuramente qualcosa che non ha funzionato, che sia, come giustamente ricorda Ricucci, per un allentamento di tensione in quei giorni per la cattura dell'altra persona. Se fosse così è un errore di valutazione tremendo, perché come abbiamo visto la cattura ha probabilmente addirittura accelerato dei piani già presenti. Sì, ma c'è chi dice addirittura, oggi qualche cronaca sui giornali dice che potrebbe addirittura essere stato, come dire, visto che era tanto tempo che lo cercavano, anche tanto tempo che era lì, che questo arresto di Salah potesse sia stato anche una copertura, diciamo così, una distrazione, un fattore, ecco, non una copertura, un fattore di distrazione rispetto alla pianificazione dell'attentato. Non so se si arriva a questo, ma qualcuno dei cronisti, degli inviati che scrivono oggi sui giornali, scrive anche questo, insomma, di questa ipotesi addirittura, che sia stato mollato a un certo punto Salah. Beh, adesso io su questa ipotesi non so commentare, però di fatto sappiamo che la cattura di Salah ha accelerato un piano, cosa che è ipotizzabile, oppure la cattura di Salah ha originato un piano, ipotesi ancora più inquietante, perché l'idea che dopo 2 giorni dalla cattura si riesca a mettere in atto un'operazione di questo tipo che non era programmata è ancora più inquietante dell'ipotesi 1. Fatto sta che, per chiudere, l'elemento di Bruxelles è davvero inquietante, pensando che la capitale dell'Europa, sotto assedio, legata agli atti di Parigi, nel punto più simbolico, l'aeroporto viene colpito e non c'è nessuna protezione. Pur sapendo, e chiudo, che rispetto al terrorismo le protezioni sono un'illusione, il terrorismo opera di stupore, spiazzando, e con piccoli gruppi che colpiscono molti, però il risultato su Bruxelles è sconcertante. Allora, giro la stessa domanda alla professoressa Galli. Sottovalutazione, se sì, perché? Io credo che bisogna fare la riflessione in termini un poco più ampi, nel senso che i miei colleghi hanno già detto come ci sia stata probabilmente una sottovalutazione del rischio, e
Io ho pieno rispetto per il lavoro che le forze di polizia e la magistratura belga stanno facendo, un lavoro particolarmente complesso perché il sistema è un sistema giovane. L'antiterrorismo in Belgio è diversamente da quanto è stato fatto in Italia o in altri paesi in Europa, dove conosciamo un terrorismo di matrice non islamica ma di matrice interna, un separatismo, un'ideologia. Ci sono meno strumenti e c'è meno preparazione. Il secondo elemento che direi è che bisogna imparare a mettersi nell'ottica non di prevenire il rischio ormai, ma di gestire il rischio. Dobbiamo fare fronte a un approccio di materia diversa. Lo sbaglio che io vedo, se vogliamo identificare qualche sbaglio nel lavoro fatto in Belgio, è che c'è stato troppo sensazionalismo rispetto forse all'arresto della scorsa settimana, troppo battage mediatico, troppo senso di abbiamo vinto. E questo può aver creato... Si riferisce al momento in cui hanno arrestato Il momento in cui è stato arrestato e i momenti successivi. E un'altra cosa che è stata fatta in Belgio, è stato scelto in Belgio di andare verso una risposta di tipo militare, mettendo appunto militari ovunque in città, rafforzando le misure di tipo penale, rafforzando le misure di tipo amministrativo che possono essere il controllo, la sorveglianza, che tipo dei passaporti, mentre io credo quello su cui bisogna puntare sempre di più, soprattutto in paesi come la Francia e il Belgio, dove il problema è un problema forte di integrazione, su misure in realtà che vadano a colpire il perché queste persone partono. Investire sulla deradicalizzazione prima che combattenti stranieri vadano in zone di jihad e investire poi su processi eventualmente anche di riabilitazione di chi torna, non come alternativa ad esempio alla detenzione, all'azione penale, che potrebbe in realtà avere soltanto un effetto di nutrire ulteriormente quello che è un processo di radicalizzazione già molto forte. Questo, si parla molto del reclutamento nelle carceri. Esatto. Ecco, c'è anche questo elemento, a questo si riferisce? Mi riferisco, se vogliamo fare riferimento al problema del reclutamento delle carceri, una delle misure che il governo belga aveva ipotizzato di introdurre quando c'è stato l'attentato a Parigi a novembre era di arrestare chiunque tornasse dalla Siria e metterlo in carcere. Inizialmente è stato fatto presente che nel momento in cui metti in carcere il rischio è di radicalizzare altri detenuti. Si è poi ipotizzato di mettere in carcere separati, così come noi abbiamo fatto per anni in Italia con l'antimafia, con il risultato che alla fine fai il tuo lavoro di cellula nutrito dallo Stato all'interno del carcere. Quindi anche quella non viene percepita come un'alternativa possibile. Quello a cui facevo riferimento io sono programmi di riabilitazione che esistono ad esempio in paesi come la Danimarca, in cui invece di mettere queste persone in carcere appena tornano, si identifica persone che si possono recuperare, si fanno progetti di reinserimento, utilizzando la comunità di riferimento religiosa o meno e utilizzando strutture psicologiche e reinserimento lavorativo. C'è da vedere però... Quello che dice la professoressa secondo me è molto importante, nel senso che innanzitutto ci fa capire che contrariamente a quanto si è detto in questi giorni, in realtà il terrorismo di matrice islamica, questo dell'ISIS, che è la quarta generazione di jihadisti, non è la prima, è un terrorismo che è molto diverso da quello a cui noi siamo abituati e quindi richiede misure di approccio diverso sia per la schedatura dei profili che per il tentativo di contrastarlo. Ed è quanto noi non stiamo facendo. La mia impressione è che si vada a pesca dei pesci dell'ISIS usando delle maglie troppo larghe e quindi i pesci sfuggono. Si usa le reti per andare a pescare il tonno quando in realtà si stanno prendendo dei pesciolini da acquario. Perché si sbaglia? Perché non si riesce ancora a capire, uno, che le cellule dell'ISIS sono difficilmente permeabili perché basate su legami familiari. L'ISIS, per fare un questo paragone, tema dei fratelli ha a che fare con l'andrangheta. L'ISIS è come l'andrangheta, quindi forse bisogna provare a individuare dei percorsi di pentimento. La Danimarca sta facendo un'operazione di questo tipo. No, gli Stati europei stanno andando a questa guerra in ordine sparso. In Danimarca esistono dei progetti molto importanti per il reinserimento dei foreign fighters. Addirittura le famiglie dei foreign fighters vengono
assistite accompagnate per mantenere il contatto. Ma sta funzionando? Questa è la domanda. Sì, i numeri sono bassi perché sta funzionando. I numeri della Danimarca sono bassi perché si parla di meno di 100, mentre la Francia ne ha 1500. Però non ha delle Molenbeek così come dipende, come guardi. Ci sono anche in Danimarca. Il Danimarca chiaramente il problema è più contenuto. Il problema del Belgio, se noi oltre ad accusare quello a farci delle domande su quello che sta succedendo in Belgio, parliamo di 300 foreign fighters all'anno. Sono tantissimi, sono una popolazione di 10 milioni, quindi è una Lombardia il Belgio. Quello è la prima cosa che dobbiamo ricordarci. Io la penso che la cosa molto importante che diceva il collega, bisogna prima di tutto affrontare il problema in maniera coordinata a livello europeo. Non riflettere in termini di confini nazionali, ma riflettere in termini di come si possa a livello europeo fare un lavoro di condivisione delle informazioni migliore, scambio di informazioni, rinnovata fiducia, coordinamento, quali sono le indagini in corso nei diversi paesi, scambiarsi sempre di più anche i dati rispetto a questa specifica cosa. Non sono d'accordo rispetto a quello che diceva, che il terrorismo oggigiorno è troppo diverso per poter utilizzare i mezzi a disposizione, perché noi abbiamo delle esperienze, come l'esperienza italiana, lei menzionava il pentitismo, che può essere estremamente utile sia quello che abbiamo fatto per l'antimafia che quello che abbiamo fatto per l'antiterrorismo, per capire dove andare a colpire, diciamo, le maglie magari più deboli all'interno di questa struttura. Quindi delle analogie, diciamo, di tecnica antiterroristica potrebbero esserci, insomma, diciamo, antiterrorismo e antimafia, ce ne sono moltissime. Allora, io vedo in collegamento, spero che ci possa sentire, Marco Imerisio, che è l'inviato del Corriere della Sera. Buongiorno Marco, grazie per averci dedicato un po' di tempo, e sei a Bruxelles, quindi proprio sul campo. Io volevo chiedere, insomma, fare anche a te la domanda di partenza, e cioè oggi sembra il giorno veramente delle polemiche su quello che si sapeva. Naturalmente rimbalzato sui giornali quello che ha detto, anche nel nostro dibattito, evidentemente il fatto che il Belgio potesse sapere, se non tutto, già molto. Allora vorrei sapere da te effettivamente queste polemiche sulla sicurezza sui servizi belgi, il fatto che fossero tutte persone segnalate, che le parole di Erdogan, insomma, stando sul campo, queste cose come ce le puoi raccontare? Dunque, che esistesse un problema belgio era evidente fin dalla strage di Parigi di venerdì 13 novembre. Quando tu hai un comando di 11 persone, delle quali all'epoca si conosceva l'esistenza, che colpisce allo Stade de France, al Bataclan e nei ristoranti, nelle terrazze dell'undicesimo arrondissement, e 7 su 11 sono dello stesso comune, Molenbeek. Un altro era il più giovane, si chiamava Bilal Adfi, veniva da Ettebeck, che è un altro di questi sobborghi che fanno da corona alla grande Bruxelles, a Bruxelles centro. Beh, era chiaro che c'era un problema evidente. La strage di Parigi è stata messa in conto ai fallimenti dei servizi segreti francesi, perfetto, ma è stata una strage probabilmente ideata in Siria, pianificata con tutto comodo in Belgio, e ricordatevi che da un appartamento di Charleroi parte il convoglio delle tre macchine che all'alba del 13 novembre per andare a fare quello che viene fatto a Parigi ed eseguito in Francia. Ora, che il governo francese fosse furibondo con quello belga era evidente. Che ci fosse una situazione di sostanziale laissez-faire, io non userei la parola patto sociale, ma fondamentalmente un voltarsi dall'altra parte, voi fate quello che volete nella vostra comunità, noi non guardiamo, in questi comuni come che sono Scarbeck, Molenbeek soprattutto, Molenbeek oramai è diventata famosissima, è evidente. Cioè, non è una situazione che nasce da un giorno all'altro, ci sono 20 anni di politiche sociali applicate o disapplicate che sono fallite. Da lì, io adesso, ho cercato di scrivere raccontando tutti i collegamenti evidenti tra la strage di Parigi e quella di Bruxelles,
ma la cosa che a me continua a colpire è che una strage come quella avvenuta prima a Parigi e poi quella adesso di Bruxelles è stata fatta da un gruppo di amici che si conoscevano dall'infanzia, che abitavano in un raggio di 60-70 metri quadrati. Sono due vie. È impossibile che nessuno sapesse nulla, è impossibile che nessuno avesse avuto sentore di qualcosa, se non con l'esistenza di una forma di politiche sociali che fondamentalmente non prevedeva l'integrazione. Certo. Ma una convivenza a compartimenti stagni, e questo secondo me è stato il modello belga. E questo, infatti, di questo adesso parleremo, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, mi piacerebbe parlare di questo anche con la professoressa Galli. Prima di andare in pubblicità però vi vorrei segnalare dalle agenzie che stanno rilanciando, diciamo, una rassegna stampa anche della stampa belga, in questo caso dal giornale Dernier Heure, che dice, cita l'agenzia AGI, da questa notizia, riprendendola da questo quotidiano belga, che i fratelli Kamikaze puntavano a una centrale nucleare. Tra gli obiettivi dei fratelli Bakraoui, due dei tre Kamikaze in azione a Bruxelles, c'era la centrale nucleare di Liegi. Questo scrive il quotidiano belga Dernier Heure, secondo cui i due Kamikaze, Ibrahim, che si è fatto esplodere a Zaventem, come ormai abbiamo imparato a conoscere, e Khalid nella metro di Malbec, sono i due che rubarono la telecamera nascosta nella casa del direttore del programma di ricerca e sviluppo nucleare belga. Questo video fu trafugato poco dopo gli attacchi di Parigi, e questo confermerebbe il collegamento tra gli attentati in Francia, Belgio, di cui stiamo parlando con Marco Imarisio, Belgio e Siria. Il video, che dura una decina di ore, fu sequestrato a dicembre a casa di uno dei sospetti degli attentati, Mohamed Bakali. E il 17 febbraio, per garantire la sicurezza della centrale nucleare, le autorità belghe decisero di schierare 140 militari attorno alla centrale. Quindi, insomma, in questo caso sembra che la prevenzione sia stata fatta. Allora, con almeno questa notizia, che sembra un po' migliore delle altre, ci lasciamo per la pubblicità, ma solo per poco. Restate con noi. Allora, stavamo parlando anche dei ghetti, del modello, diciamo, di non integrazione, integrazione, insomma, dei quartieri, delle Molenbeek che ci sono in Europa e che sono molto numerose in Belgio, come abbiamo visto, ne parlavamo sia all'intervento della professoressa Galli, che è esperta di antiterrorismo, e sia nelle cronache, nelle analisi che faceva Marco Imarisio. Allora, volevo citare un articolo che è su Repubblica, di un commento di Olivier Roy, che è un politologo e orientalista, che parla dei fratelli assassini della Jihad, perché in effetti abbiamo visto queste coppie di fratelli kamikaze. Repubblica apre con proprio la foto che ha scelto per la sua prima pagina, è proprio di questi fratelli Bakraoui, Ebrahim e Salah Abdeslam, e poi Kouachi e poi Tsarnaev, che sono quelli di Boston. E Olivier Roy dice che nelle reti jihadiste è piuttosto comune trovare membri della stessa famiglia, molto spesso fratelli come Tsarnaev, attentatori ceceni alla maratona di Boston, i Kouachi, responsabili della strage di Charlie Hebdo, o gli Abdeslam, membri del comando del 13 novembre a Parigi. I fratelli assassini fanno parte di un fenomeno specifico di questa generazione, quelli che scelgono la lotta violenta in nome dell'Islam, e oggi sono ragazzi che sfidano prima di tutto le famiglie. È una teoria che ha esposto altre volte Olivier Roy a genitori ormai occidentalizzati, cioè sono le famiglie, si sono occidentalizzate, si sono integrate in realtà, ma i figli hanno una forma di ribellione, qualcuno dice nichilista, che va in questa direzione. Di solito si sono radicalizzati in piccoli gruppi chiusi, una coppia di fratelli, appunto, due amici d'infanzia. Non è la moschea a giocare un ruolo chiave nella loro formazione, ma internet, e questo crea un legame fortissimo, e un fratello è la persona più ovvia con cui condividerlo. Allora, giro queste osservazioni alla professoressa Galli, perché aveva qualcosa da dire anche a Marco Imarisio, perché lei vive in uno di queste, diciamo, di queste Molenbeek a Skarbek, e non so se è esattamente la stessa cosa, però allora, che è stato rappresentato, ci diceva nella pausa pubblicitaria, tutto questo in modo un po' diverso da quella realtà che lei vive. Allora, io vivo a Skarbek e Skarbek non ritengo sia un ghetto,
non ritengo, ritengo che le politiche di integrazione che si cerca di fare, si è tentato di fare negli ultimi anni, abbiano avuto dei risultati positivi, perché mi raccontano di una Scarbeck di 20 anni fa in cui c'era un vero e proprio Bronx. Ci sono sicuramente zone problematiche a Bruxelles, anche perché il problema principale a Bruxelles è che le competenze anche in materia di polizia locale, non di polizia federale, ma di polizia locale, sono legate ai quartieri, e questi quartieri, che hanno un'autonomia amministrativa molto forte, sono 19 sull'intero comune di Bruxelles. Quindi, questo porta quindi delle difficoltà di coordinamento anche nello scambio di informazioni e all'interno della Bruxelles stessa, prima cosa. Seconda cosa, a Bruxelles è stata fatta una scelta negli ultimi anni di non investire su un laicismo ad oltranza, che è un po' il modello francese, per cui laicité, che è benissimo ma un po' imposta, ma quanto piuttosto di un rispetto di quelle che sono le differenze. Esistono a Bruxelles e a Scarbeck in particolare, le donne che volate, c'è la possibilità di accedere ai servizi comunali con il burka, eccetera. Io penso che queste siano in realtà, senza avere adesso cadere adesso nel panico e nella paura, queste siano cose su cui bisogna continuare ad investire. Capire come andare a colpire questi giovani che sono... Ma lei è d'accordo sulla tesi che ci sia questo tipo di radicalizzazione come... ribellismo, diciamo, sfida anche alle loro stesse famiglie, però io sono questo d'accordo. Corsa con quello che si diceva anche dell'omertà, delle coperture, della... No, ci sono entrambi gli elementi, cioè c'è assolutamente una radicalizzazione dei giovani tramite internet, che è un po' ormai il medium per cui ci si radicalizza, c'è un elemento di anche ribellione adolescenziale. Non vado più allo stadio a fare l'ultra, prendo un aereo per andare in Siria, passando attraverso la Turchia con un low cost, che è facilissimo, e poi passo la frontiera e vado. Mi accorgo, lo faccio perché ho visto dei video in cui mi spiegano che mi danno una bellissima macchina, delle bellissime donne e un Kalashnikov, dico wow, devo farlo. Poi torno, stop, con una certa quantità di stress post-traumatico, perché mi sono accorto che quello che avevo visto con i miei amichetti non è forse il vero, e cosa faccio? Allora, il ruolo delle famiglie in questo contesto e il ruolo delle comunità anche islamiche è importantissimo, perché si può lavorare come organi di polizia non utilizzando queste famiglie o queste comunità come informatori nel senso classico, ma utilizzandole per capire, per segnalare quelli che sono gli elementi di radicalizzazione, in modo tale che si possa fare poi un lavoro sia online. È inutile sperare in una delazione, mettiamola così, ma invece è inutile ed è controproducente la delazione. Questo sta dicendo Enricucci. No, Roy è da tempo che pone l'accento su un fatto che nei dibattiti che si fanno a caldo dopo gli avvenimenti viene un po' buttato via. Dice Roy: attenzione, perché non è l'Islam che si sta radicalizzando, ma sono i giovani nichilisti che si stanno islamizzando. Ed è un punto di partenza completamente diverso. Lui dice: il jihad è oggi l'unica causa spendibile all'interno della Umma, la comunità musulmana. È un po' l'equivalente di quello che era la rivoluzione durante gli anni 70, quando io ero giovane. Adesso, come diceva giustamente la professoressa, il jihad è una causa che ha un appeal pazzesco, perché ti danno un Kalashnikov, puoi combattere, puoi passare dal videogioco che tutti conoscono, Call of Duty, in cui si spara alla console, esatto, passi nella vita reale in cui spari e hai potere di morte su tutti. Quando rientrano, e rientrano per motivi diversi questi foreign fighters, e teniamo presente che si tratta spesso di convertiti, questo è un elemento che anche questo spesso viene sottovalutato. Attenzione, perché il convertito, vale a dire l'europeo che si islamizza oppure l'immigrato di seconda e terza generazione, ha un universo di riferimento che è completamente diverso rispetto al ragazzo marocchino, allora, immigrato 20 anni fa. Ci sono altre notizie di agenzia, mi piacerebbe commentare con Marco Imarisio, perché dice la televisione belga RTBF che ci sarebbe un secondo uomo che accompagnava il kamikaze nella metro. E non si sa se sia morto o se sia fuggito. Se dovessimo fare, come dire, un punto sulle indagini, questa notizia, a questo punto chi stanno seguendo e cercando?
A seguire gli avvisi di ricerca diramati dall'Interpol, cioè diramati a tutte le altre polizie europee, stanno cercando altre 4 persone. Una sappiamo è quella della famosa foto della telecamera di sorveglianza presa all'aeroporto, quel signore col cappello e un giubbotto, ma evidentemente ci sono altri complici. Io, se devo essere sincero, con garbo contesterei la tesi che le autorità belghe stanno portando avanti, anche per ragioni comprensibili, cioè stiamo parlando di una cellula chiusa, questo attentato di Bruxelles è la coda di quello di Parigi fatto dai superstiti di questa cellula. Ci sono proprio quei serbatoi di disagio, di rabbia ai quali attingere in Belgio e non solo, che mi fanno essere pessimista sul fatto che anche questa sia questa vicenda sia da considerarsi come un circolo chiuso con l'eventuale cattura di altri complici. 2, 3, 4 ha un'importanza ai fini delle indagini sicuramente, ma è il quadro d'insieme che mi sembra più importante. Io volevo fare una puntualizzazione a quello che ha detto la professoressa, parlando, non sono molto esperto di televisione, ho cercato di semplificare. So perfettamente che Skarbek è una realtà diversa. Scarbeck è una realtà, è questo sobborgo, è operaio che ha avuto un'ondata di immigrazione turca tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. È finito agli onori e disonori delle cronache per il fatto che 2 covi della latitanza di Abdeslam erano a Skarbeck, in Rue Henri Berger, uno e l'altro non me lo ricordo, e poi che da lì sono partiti gli attentatori di Bruxelles per andare in aeroporto. Molenbeek è un'altra faccenda, è un'altra vicenda. Non volevo entrare troppo nel dettaglio, ma sono perfettamente consapevole di questo fatto. Il discorso è un altro, è che mi sembra che, ad esempio, Oliver Roy citi e dica una cosa giusta, perché se guardiamo le biografie degli attentatori, noi vediamo alcuni casi che ci fanno uscire dallo stereotipo del jihadista o anche dai nostri stereotipi, ovvero scelgono la jihad in quanto figli del disagio e confinati e della segregazione. Non è così. Abdelhamid Abaoud, che è la mente degli attentati di Parigi, ed era diventato un capo, un piccolo capo dell'ISIS in Siria, aveva avuto una carriera fulminante, era figlio di uno dei più ricchi commercianti di Molenbeek. Appunto, che suo padre l'aveva mandato a studiare al collegio inglese, dove vanno fondamentalmente i figli di quasi tutti gli ambasciatori di sede a Bruxelles. Mi sembra un dato molto importante vedevo il professor Magri che annuiva su questa notazione. Sì. Professore. Sì, no, nel senso che secondo me è davvero importante, e ormai i dati li abbiamo, partire dal profilo della trentina di persone che fino adesso è stata identificata, in parte uccisi, in parte arrestati, in parte in fuga. Cosa vediamo in questo profilo? Vediamo che di Islam c'è poco, e se c'è dell'Islam è Islam di conversione recente. C'è molta criminalità comune, buona parte delle persone coinvolte ha dei precedenti penali, ma per spaccio di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, violenza su pubblici ufficiali. E poi c'è una spolverata di foreign fighter, cioè di persone che dopo questo percorso di criminalità comune o di disagio è andata anche fino in Siria, ma sono pochissimi. Questa miscela di questi 3 componenti ci fa capire che la risposta non è solo quella del recupero dei quartieri, è una risposta articolata, è una risposta che deve lavorare sulla forza di polizia e di sicurezza, che lavorino seriamente per identificare persone già segnalate. Significa lavorare sui quartieri che danno il sostegno e la manovalanza, di fatto di questo stiamo parlando, e noi in Italia con i fenomeni della mafia, dell'andrangheta, abbiamo esempi molto simili. C'è la criminalità in questi quartieri, ma c'è un disagio in queste zone che dà copertura e fornisce manovalanza. E infine c'è anche, non ne stiamo parlando, da risolvere la madre di tutta la regia, la strategia, l'ideologia, che sono i conflitti e le tensioni
dimensioni di dove Daesh agisce in Siria e in Iraq. Certo, adesso vorrei arrivare anche a questo piano, diciamo, geopolitico, che naturalmente è un argomento molto forte e molto importante, perché non è che il terrorismo è prescinde da questo, anzi. E lo mette anche molto bene in evidenza oggi il New York Times, per esempio, questo tema qui delle recrudescenze, ma ci arriviamo dopo, perché volevo, siccome so che poi Marco Imarisio ci deve lasciare, volevo chiedere un'altra cosa, che è questa. Allora, già nella trasmissione di ieri è venuto fuori un tema, dei punti interrogativi anche rispetto a come è stato gestito l'arresto di Salah. Qui l'abbiamo detto, abbiamo sollevato questo tema per dire ci si è concentrati troppo su quello. La professoressa parlava di sensazionalismo come di una distrazione rispetto all'allarme, che pure però, anche perfino nelle parole del primo ministro, lui diceva sapevamo che dopo Salah, insomma, quindi sì, una distrazione, però c'è un altro fatto. Salah, e che riguarda l'interrogatorio, allora sembra, qualcuno diceva anche degli ospiti che c'erano ieri e di altri cronisti anche sul campo, Salah tutto sommato, insomma, è stato interrogato in modo forse blando, o in modo, ha parlato l'avvocato, ha fatto sapere che cosa, insomma, con una gestione che non è quella che forse ci si sarebbe aspettati. Poi magari avremmo discusso dei diritti civili e di questi temi, però insomma volevo sapere che cosa ne pensi, Marco. Sì, non c'è dubbio. Se dovessi risolverla in chiacchiere, appunto, ne parlavo con i nostri colleghi, tu prendi un super latitante, il latitante più ricercato del mondo, forse, se l'avessimo preso in Italia, Salah Abdeslam, credo con tutte le cautele del caso e con il rispetto dei diritti civili, ma sarebbe stato chiuso in una stanza 7 giorni e interrogato da altrettante persone. Poi dopo seguiva il normale percorso giudiziario. Sappiamo tutti che sarebbe andata così. Il Belgio non è un paese preparato a quello che poi purtroppo gli si è scatenato contro. Quindi io sono d'accordo sulla modalità di gestione dell'arrestato Salah Abdeslam. Credo anche che legare la strage all'aeroporto, alla metropolitana di Malbec, alle indiscrezioni di stampa secondo le quali Salah si era mostrato collaborativo, a parte che queste indiscrezioni sono state fatte dal suo avvocato, la famiglia Abdeslam tramite intermediari ha preso un avvocato molto noto, molto mediatico, una figura molto simile. L'abbiamo visto perché ieri abbiamo mandato proprio l'intervista, ecco, che era sul vostro sito, ecco, su Corriere, l'intervista di Maria Maggiore. Esatto. E chiaramente se un avvocato esce da un ufficio federale e dice il mio assistito ha parlato, vuole collaborare, il mio assistito è una pepita d'oro, insomma, anche i giornali belgi fanno il loro legittimo mestiere, ma non credo che questa strage sia il gesto estremo di persone che si sentivano braccate dalle rivelazioni di Salah. Cioè Salah si apprestava a cantare e quindi non ho più via d'uscita. No, non è così, è sbagliato. Secondo me c'è sicuramente una reazione di causa ed effetto, ma questo era un attentato comunque in preparazione da settimane, come dimostra il quantitativo di esplosivo ritrovato nel covo di Skarbek e come dimostra un certo grado di preparazione. Salah Abdeslam c'entra, è citato nel testamento lasciato da uno dei due fratelli, ma diciamo noi le obiezioni sul modo in cui è stato trattato l'ex latitante Salah Abdeslam, secondo me sono del tutto legittime, è una figura centrale. Io dico soltanto che se noi mettiamo in fila l'11 settembre, l'11 marzo 2004 le bombe di Atocha, 7 luglio 2005 Londra, Charlie Hebdo, Parigi, era l'unica persona che è l'unica persona che può raccontare dall'interno come è stato ideato quell'attentato. È davvero, duole dirlo, una pepita d'oro.
ma però non credo che, come dire, io penso che le autorità belghe, l'antiterrorismo belga non sia preparato a gestire, non abbia l'esperienza, il background per gestire quello. Era un po' quello che diceva la professoressa Galli, adesso poi vediamo le sue precisazioni. Invece Amedeo Ricucci scuoteva la testa perché... No, nel senso che rispetto a quello che dice Imarisio, però mi convince solo in parte, nel senso che, allora, uno... Salah Abdeslam era un pesce piccolo all'interno della cellula che aveva organizzato gli attentati di Parigi e questi di Bruxelles. Il capo, la mente di quegli attentati era Abdelhamid Abaoud. Salah era l'ultimo sopravvissuto, quindi comunque l'attenzione mediatica era giusto che si concentrasse su di lui. È vero che l'avvocato di Salah è un avvocato mediatico abituato ai colpi di scena e probabilmente si è venduto la pelle dell'orso prima di averne discusso con il suo assistito. Ovviamente fa il suo lavoro da avvocato. Forse noi ci siamo andati troppo dietro alle sue dichiarazioni. Sul legame fra l'arresto di Salah e l'attentato al momento non si hanno certezze, mi pare, nel senso che mi pare evidente che ci sia stata un'accelerazione in piani che erano stati preparati già da tempo. Il perossido di acetone, che è un po' l'esplosivo che loro hanno utilizzato, è un esplosivo che richiede un lavoro di preparazione, l'acquisto dei vari componenti, non si assembla in 24 ore quanto sono le ore passate dall'arresto. Però una volta detto che c'è un legame, che sia stata una vendetta per l'arresto di Salah, a me pare solo una dichiarazione di intenti, nel senso che è ovvio che i rimanenti del gruppo, sentendosi braccati, hanno anticipato e rivendicato così. Giro questa domanda al professor Magri, perché volevo chiederle, gli americani l'avrebbero gestito così questo arresto di Salah? Non vorrei che arrivassimo a rimpiangere Guantanamo o cose di questo tipo. No, ma arriviamo però è un tema, adesso noi lo stiamo dicendo col sorriso, però c'è un tema, no? Diritti civili, efficacia, che cosa ha funzionato, che cosa non funziona. Certo che c'è un tema, però nessuno di noi in studio sa come è stato gestito l'interrogatorio, cosa sapeva quest'uomo. C'è un tema e su questo tema non voglio neanche passare per il buonista e l'anima buona. Cioè, quando si prende una persona coinvolta, di fronte a fatti di questo tipo bisogna fare in modo di arrivare a delle informazioni, però in assenza di informazioni nostre su come è funzionato l'interrogatorio. Lei dice in realtà non sappiamo bene com'è andata, dice no, lei. È chiaro è che così. Non sappiamo, certo. Quando si prendono persone di questo tipo non è che li si porta a visitare Piazza Duomo e a fare degli acquisti in zona, si cerca di ottenere il massimo possibile con i mezzi che il diritto permette, a volte anche con qualche deroga, come abbiamo visto in buona parte del mondo e non solo negli Stati Uniti. Allora, ci dobbiamo ancora fermare per la pubblicità, poi naturalmente sentiremo, perché è l'esperta di antiterrorismo e anche di diritto, quindi era interessante anche per questo la professoressa Galli. Saluto Marco Imerisio perché so che deve tornare a scrivere, a lavorare. E restate con noi, arriveranno anche altri ospiti. A fra poco. Allora, di nuovo in onda, intanto do il benvenuto a Guido Bertolaso, che è candidato sindaco di Roma. Buongiorno, benvenuto, è stato a lungo responsabile della protezione civile e poi a Gennaro Migliore, che è sottosegretario alla giustizia, esponente del Partito Democratico, a Franco Bechis, giornalista di Libero e poi è rimasto con noi in collegamento da Milano il professor Paolo Magri e adesso ritornerà anche, che si è soltanto assentata un momento, la professoressa Francesca Galli dell'Università di Maastricht. Allora, torno da Paolo Magri a Milano prima di dare la parola ai nostri ospiti politici. Perché avevamo lasciato in sospeso, diciamo, il lato geopolitico di tutta questa questione. Allora, la metto così. Oggi il New York Times, nel riferire sui fatti di Bruxelles, dando
mette l'accento sul rapporto fra la recrudescenza di attentati terroristici in Europa con, ancora con i bombardamenti operati dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Vorrei sapere se questa è la lettura, diciamo, giusta, prevalente, comunque come dobbiamo mettere in relazione questa fase di attentati terroristici, che per la verità sono veramente tanti, perché in 7 giorni ce ne sono stati 41 in tutte le parti del mondo. In realtà abbiamo a lungo, nei mesi scorsi, commentato che proprio perché non facevamo nulla in Siria e in Iraq, lasciavamo spazio libero al terrorismo per arrivare anche da noi. Poi un po', ma senza neanche esagerare, abbiamo iniziato, non solo noi, c'è stato anche l'intervento russo, a fare qualcosa di più, e la lettura che diamo ora è che proprio perché facciamo di più si sentono intrappolati lì e vengono a colpire da noi. Come dicevamo nella prima parte, i dati che abbiamo ad oggi sugli attentati avvenuti ci dicono che la presenza di foreign fighters, cioè di persone che direttamente o indirettamente sono state collegate con i fatti siriani e iracheni, è limitato. È più un fenomeno ancora in questi primi casi di poche unità che provengono da lì, che lavorano però soprattutto con criminalità comune e con dei radicalizzati da noi. Questo però non può escludere, pensando in prospettiva, ad un fenomeno più serio che coinvolga queste persone, i foreign fighters. Ricordavate già in studio alcuni numeri, sappiamo che dall'Europa nel suo complesso viene circa un quarto, un quinto dei foreign fighters, circa 5.000. Il Belgio è il paese che ne ha non di più in numero assoluto, ma di più percentualmente sulla popolazione. L'Italia in Europa è il paese che ne ha di meno in assoluto, perché sono circa un centinaio, ma quello che sappiamo, e ce lo dimostrano i fatti di Parigi e di Bruxelles, è che bastano 2 o 3 persone che hanno questo background per aggregare altre cellule che lavorano localmente e compiono quanto abbiamo visto in questi giorni. Allora, come l'Italia si sta muovendo e come fa fronte alle grandi paure e anche agli allarmi? Ieri c'è stato un vertice a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha convocato i capigruppo della maggioranza, quindi di tutti quanti, della maggioranza e dell'opposizione, quindi tutte quante le forze politiche erano presenti e rappresentate, e ha detto non ci sono minacce specifiche. Però poi il ministro dell'Interno ha parlato di, insomma, comunque di rischi, e volevo chiedere che idea si è fatto Guido Bertolaso, che ha gestito anche delle emergenze di altro tipo, fortunatamente, però era un'emergenza di altro tipo, ma sicuramente ci si deve attrezzare per quello che riguarda l'eventuale, speriamo mai, gestione di un'emergenza anche di tipo terroristico. Quello presuppone ovviamente una organizzazione per quello che riguarda i soccorsi e la gestione di tutta la città, che deve seguire delle regole precise. La legge prevede appunto che ci siano dei piani di emergenza per la gestione di attacchi anche terroristici, che ovviamente sono di competenza del Ministro dell'Interno e del prefetto competente, quindi in questo caso del prefetto di Roma. Quindi diciamo che da un punto di vista dell'organizzazione della macchina per fronteggiare quello che speriamo che non accada mai, la macchina è abbastanza preparata. Si può fare di meglio, però comunque c'è esperienza che deriva anche dalle tante emergenze che abbiamo gestito negli anni passati. Il problema è quello della prevenzione, perché quello è un altro discorso che appartiene all'intelligence e alle forze competenti, e forse il sottosegretario migliore sarà più in grado di dare informazioni su questo punto. Quello che a me preoccupa non è tanto il rischio inevitabile e diffuso dappertutto di attentati, perché giustamente si dice non abbiamo segnali specifici che ci possano riguardare, però noi non possiamo dimenticare quella che è stata la più importante immagine che nel corso dell'anno passato l'ISIS ha proiettato in giro per il mondo, no? La cupola di San Pietro con la bandiera loro alle spalle, e mi pare che anche ieri nella rivendicazione che loro hanno fatto questi terroristi assassini hanno ricitato di nuovo: il nostro traguardo finale è Roma. Quindi
diciamo che quantomeno ci vuole un'attenzione che sicuramente il governo ha organizzato e segnalato alle strutture competenti, ovviamente con l'auspicio che non accada mai nulla di grave. Dovesse accadere, ripeto, la macchina organizzativa per la gestione dei soccorsi è abbastanza preparata, ma sul punto della prevenzione questo è difficile, perché abbiamo visto che loro possono andare dappertutto, colpiscono dove vogliono, purtroppo è una lotta impari da questo punto di vista. Gennaro Migliore, appunto, che cosa significa, come stanno insieme le cose, diciamo, l'allarme di Alfano e Renzi che dice non c'è una minaccia specifica, che cosa significa tecnicamente dire che non c'è una minaccia specifica? Ma innanzitutto il livello di attenzione che il nostro paese ha nei confronti della potenziale minaccia terroristica è molto alto, perché come veniva adesso detto da Guido Bertolaso, comunque Roma è stato un obiettivo più volte segnalato. Nello stesso tempo il nostro paese ha agito per tempo per adeguare anche alcuni strumenti di contrasto all'attività terroristica, comprese modifiche normative che altrimenti in altri paesi non ci sono, e con delle iniziative che vanno anche a intervenire sul livello europeo. Si tratta da questo punto di vista di comprendere che oggi difendersi da una minaccia globale con un atteggiamento nazionalista è insensato e io aggiungo anche irresponsabile. Noi quando abbiamo approvato l'anno scorso un provvedimento che riguardava la nuova introduzione di alcuni reati, per esempio proprio quelli relativi ai foreign fighters, cioè alla possibilità di perseguire le persone anche per i viaggi, non solamente per aver commesso un fatto, ma anche quindi per con delle attività lì. Esattamente preventiva, abbiamo introdotto dei reati che riguardavano sia il viaggio dall'Italia verso la Siria, sia il viaggio dalla Siria verso l'Italia e anche il viaggio intereuropeo. Ora, per esempio, questo lo voglio dire non per, diciamo, generare un allarme o per dire che l'Italia fa la prima della classe, ma noi siamo andati a chiedere al Consiglio europeo che ci fosse l'istituzione di una procura antiterrorismo a livello europeo. Non è stato accolto da molti paesi che preferiscono gestire l'intelligence in maniera autonoma. Questo è un problema, tant'è che noi siamo stati l'unico paese che ha votato contro gli orientamenti generali per la nuova direttiva terrorismo. Spero, diciamo così, che si cambi questo atteggiamento, perché per esempio in questa direttiva era previsto la punibilità del viaggio dall'Europa verso la Siria, ma non viceversa. È un problema che noi stiamo affrontando, lo dico anche perché l'Italia da questo punto di vista ha una drammatica però straordinaria esperienza di contrasto a forze di organizzazione criminale come quella del terrorismo politico o anche della mafia, che rappresenta per quanto ci riguarda un, diciamo così, un know-how che noi abbiamo messo a disposizione dell'Europa, tant'è che i nostri servizi di intelligence hanno arrestato molte persone, oltre a fare molte espulsioni, e fanno continuamente attività di monitoraggio sul territorio, oltre, e veramente poi se volete ne parliamo con più dettaglio, ad un'azione molto capillare nelle carceri, perché questi ragazzi, diciamo così, che poi diventano dei terroristi barbari, ne abbiamo parlato, diciamo, nella parte della trasmissione, però carceri. Volevo sapere che cosa ne pensa la professoressa Galli, che appunto è... Io sono molto d'accordo su quanto dice il sottosegretario Migliore, che abbiamo come Italia un'esperienza molto forte, purtroppo, in materia sia di antiterrorismo che di antimafia, che possiamo spendere e raccontare in Europa come attività da promuovere. L'esperienza, io penso, su cui mettere l'accento non è soltanto quella dei reati che esistono, che vanno a perseguire quindi le attività prima del compimento di un attentato, quindi per esempio l'apologia, l'addestramento e il reclutamento che già abbiamo da tempo, o quelli più recentemente inseriti, che è il partire verso o ma tornare, quello che, perché quello è efficace, questo punire, diciamo, quelli che tornano. Allora io non trovo discorso... per quanto riguarda l'espansione del diritto penale, il problema che si pone è che molto spesso gli elementi che si usano poi per fondare l'azione penale sono elementi di carattere indiziario, non sono vere e proprie prove. Quindi si rischia di scivolare verso quello che è sospetto e si rischia di scivolare verso la stigmatizzazione ulteriore di una particolare comunità, ovvero la comunità islamica. E quindi questo potrebbe nutrire ulteriore radicalizzazione. Quello su cui io investirei come esperienza nostra italiana è invece tutto quello che riguarda la collaborazione e il pentitismo.
Noi abbiamo, al di là di quello che c'è stato durante gli anni di piombo per BR e stragisti, c'è anche tutta una serie di norme, adesso nella legislazione già del 2005, che permettono di dare permesso di soggiorno temporaneo o permanente a chi volesse collaborare. Questo è una buona fonte di informazioni, se torniamo all'esempio di Bruxelles di prima, perché chiaramente la persona che è stata arrestata venerdì non ha necessariamente informazioni sull'attentato in Bruxelles aeroporto, quello però può spiegare un po' meglio, se vuole, con debite premio, come funziona il reclutamento, come funziona l'addestramento, quali sono i punti deboli, può aiutarci a capire il sistema, che noi ancora non siamo in grado di capire, perché c'è un problema linguistico, c'è un problema ancora di come infiltrarsi a livello culturale, nelle comunità culturale, e a livello e online, come fare delle vere e proprie campagne di informazione, di narrativa alternativa, di deradicalizzazione o contronarrativa sul mezzo informatico. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a capire le dinamiche interne, così come questo è stato per l'antimafia e per l'antiterrorismo nel contesto italiano. Franco Beghis. Io credo poco a queste cose qui, nel senso che secondo me è un fenomeno dove il pentitismo e la collaborazione saranno piuttosto rari, se non probabilmente falsi, nel caso in cui ci siano. Quindi non sono uno strumento, cioè, c'è un tema di quelli utilissimi, che potrebbe essere, a differenza di quel che è avvenuto con il terrorismo interno, perché aveva tutte altre caratteristiche. Qui, se prescindiamo dalla componente religiosa, andiamo a fare un buco nell'acqua. La componente religiosa è un ostacolo ovvio, perché una persona che vuol farsi saltare in aria e perdere la propria vita per realizzare quello in cui crede, evidentemente non si pentirà con facilità. Può capitare, ma insomma è piuttosto raro e praticamente non c'è stato nessun caso di collaborazione di quel tipo. Le infiltrazioni nei loro gruppi, invece, da parte dei servizi segreti internazionali e soprattutto da parte dei servizi segreti dei paesi più vicini a loro, sono la fonte di informazione più utile per prevenire questo tipo di attacchi e questo tipo di fenomeno. Bisogna fare i conti con paesi e smettere di utilizzare le logiche che abbiamo tradizionali. In questo momento a noi serve, come il pane ad esempio, il Marocco, ci serve l'Algeria, ci servono i loro servizi di informazione, non siamo messi benissimo con loro. Col Marocco abbiamo un problema grosso, perché è un altro tema, ma dovremmo abbandonarlo, quello del fronte Polisario. Purtroppo c'è un momento di frizione con il Marocco, perché all'interno della Commissione europea si è fatto un ricorso in gran parte dovuto a esponenti della sinistra italiana, dalla Chienghe ed altri, davanti alla Corte di Giustizia per far saltare, ed è saltato perché è stato impugnato, l'accordo di partenariato tra l'Unione Europea e il Marocco sull'agricoltura e la pesca. Questo è un problema, cioè è una cosa che ci sta creando in questo momento problemi con un paese che ha uno dei servizi. Per dire com'è complessa, un momento, per dire com'è complessa questa. Allora, magari certi temi bisogna metterli da parte, utilizzare le informazioni che ci sono, utili quando ci sono. Poi, certo, dobbiamo cercare di fare le cose tutti insieme, ma guardate che ogni paese non ha il tempo di raggiungere l'accordo per la Procura europea, perché il fenomeno è immediato, in corso. Allora, e bisogna vorrei stare su questo tema, diciamo, il grande tema che è stata anche la reazione dopo della politica, che è quello di dire facciamo l'FBI europea, insomma in Italia, non soltanto in Italia, ma in Italia in particolare. In Europa, allora vorrei farvi solo sentire a questo proposito che cosa ha detto il ministro dell'interno Alfano ieri sera, era porta a porta, ne abbiamo isolato un pezzettino e poi vediamo, sentiamo Alfano. Cosa si verifica spesso a livello europeo? Che vi è una tendenza di gelosia da parte degli stati che si credono più forti se autoproteggono in esclusiva le proprie informazioni. Non è così. Cos'è che non ha funzionato? È ancora presto per dirlo, però abbiamo anche il dovere di ricordare a noi stessi e a tutti che uno Stato a rischio zero non esiste. Questi terroristi che hanno colpito vestono abiti europei, che sono abiti di persone assolutamente non insolite da vedere per strada e al tempo stesso hanno passaporto europeo. Questo significa che a volte alcuni allarmi sul tema delle frontiere
sono allarmi che non trovano riscontro nella realtà. Noi invece dobbiamo sapere che il servizio vero che noi dobbiamo rendere all'Europa è quello di non cambiare il nostro stile di vita e costituire un sistema che sia veramente unitario a livello europeo in termini di informazioni e di risposta al terrorismo, anche tracciando i flussi finanziari, perché noi che veniamo dall'esperienza italiana di Falcone, seguire il flusso dei soldi e spesso seguire la traccia giusta per arrivare al terminale vero dell'organizzazione. Allora, Guido Bertolaso, però poco fa Silvio Berlusconi, Guido Bertolaso è candidato per Forza Italia, insomma, quindi candidato di Berlusconi, sindaco di Roma, dice siamo in guerra, ha detto alla radio, siamo in guerra e ci difendiamo con una decisione doverosa che i leader occidentali non sono riusciti a prendere, cioè costituire una coalizione sotto l'egida dell'ONU che metta insieme USA, Europa, Russia e Arabia Saudita e che possa con un intervento militare estirpare l'ISIS alla base. Dall'Iraq partono le direttive affinché succeda tutto quello che è successo, così ha detto Berlusconi. E poi va bene, invece è contrario alla chiusura delle frontiere. Vorrei sapere se condivide questa... Totalmente. Ancora prima di essere candidato, comunque proposto da Forza Italia in questa avventura del Campidoglio, 12 mesi fa, se andiamo a vedere una trasmissione virus, quella su Rai 2 sì, mi pare, io dicevo proprio queste cose qua. Sono, tutto il resto sono chiacchiere. Fa sorridere anche il nostro ministro dell'interno quando parla di questa mancata organizzazione e gioco di squadra fra i servizi di intelligence europei. Cioè lei dice questo... Scusi, il problema è, primo, che non c'è nessuna forma di vero coordinamento fra quelle che sono le intelligence che contano. Ad esempio, non so se gli israeliani sono totalmente coinvolti in questa gestione, ma questo forse ce lo può dire il rappresentante del governo. Secondo, il New York Times ha perfettamente ragione. Andando a bombardare alla cieca, anche se oggi hanno le tecnologie più, no, più sofisticate, in Siria o dove va, o in Libia o dove vanno, poi beccano sempre gli ospedali, le scuole, ammazzano quindi donne e bambini, suscitano ancora più rabbia e ancora più violenza da parte di quelli che poi vengono tranquillamente, perché è impossibile controllare 100-500 foreign fighters nella rete europea, e fanno quello che stanno facendo. Qui il problema si risolve alla radice. Io l'ho detto, ripeto, senza sentirmi con Berlusconi, ero appena tornato dall'Africa l'anno scorso, si risolve alla radice se non si interviene in modo determinato, laddove si sa, perché ci fanno anche vedere come si esercitano, abbiamo visto prima quelli che facevano ginnastica e tutto il resto, non ci vuole mica tanto capire esattamente da dove vengono quelle immagini. Quindi, se deve intervenire l'Italia deve partecipare. Ma certo, ma deve partecipare. Gli Stati Uniti, che in questo momento pensano più alle loro elezioni che ai problemi internazionali, deve intervenire l'Europa, come ha detto anche Berlusconi, tutta una coalizione, perché questa cosa non esclude nessuno, questa vicenda, la Russia, la Cina... Non è difficile mettere insieme un esercito scelto di 1.000-10.000 uomini organizzati con un uomo che li comanda e va giù a fare pulizia. Sentiamo che ne pensa Paolo Magri di questo scenario. No, non è difficile, ma è così facile che non ci siamo neanche, stiamo neanche provando. Nel senso che nessuno dei paesi, ammesso che i paesi citati dal presidente Berlusconi volessero lavorare assieme, nessuno di questi paesi ha intenzione di mandare soldati, perché di questo sta parlando Bertolaso, giustamente, dice non interventi con dei raid, non interventi con i droni, ma un intervento di terra che vada a scovare queste persone, non a uccidere i bambini degli ospedali. Allora, è utile forse, ma di fatto nessuno lo ipotizza neanche minimamente, allora sia per problemi di rapporto fra le parti. Per gli anni a venire. E poi non è così detto, ahimè, non è così detto, ahimè, che questo sia la soluzione totale del fenomeno, perché se ha ragione, come secondo me ha ragione Olivier Roy quando parla di radicalismo che si è messo anche in Europa, che si è messo sopra una spolverata di Islam, questo atteggiamento nichilistico, disfattistico, distruttorio comunque avrebbe qualche germe che rimane da noi. Quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con due fenomeni che sono diversi, collegati ma non esclusivamente separati, un fenomeno là e un fenomeno qua, e dobbiamo avere strumenti realistici però, perché è inutile che sogniamo cose che non sappiamo, non vogliamo fare, per affrontare là e qua. Chiudo però con una cosa molto concreta, sul qua, non sul là. È vero che è difficile
fare coordinare le intelligence. È vero che le intelligence hanno delle gelosie, ma è drammatico che abbiamo approvato alcuni mesi fa una norma tra paesi europei per condividere almeno le informazioni sui viaggi, i dati sui viaggi delle persone che vanno e tornano per avere una schedatura comune, e ad oggi, ha denunciato pochi giorni fa il responsabile del terrorismo europeo, 4 paesi su 28 stanno fornendo questi dati. Qui non è condivisione di intelligence, è condivisione di informazioni base. Se non cominciamo a lavorare su questo, senza fare miliardi di vertici o di riunioni straordinarie, continueremo a parlare di occasioni perse per bloccare questi fenomeni. Mi sembra che la Francia, con delle dichiarazioni di Valls, poi non so, che invocano appunto anche su questo piano, mi sembra che la Francia si stia un po' muovendo in questa direzione, così migliore. Innanzitutto mi farebbe piacere che ci fosse il riconoscimento che è l'Italia che sta spingendo in questa direzione, che è il nostro governo che sta spingendo in questa direzione, che qualcun altro invece sta frenando, mentre invece ascolto nei salotti televisivi sempre delle strategie nelle quali il nostro paese chissà quali reticenze o quali deficit sta mostrando. Noi avevamo ragione sulla gestione della crisi dei profughi, perché abbiamo detto per primo che l'accordo di Dublino doveva saltare. Siccome ha sentito una lezione di strategia da salotto, degli interventi che si possono fare in Siria in 4 e 48, io penso che invece noi dobbiamo parlare delle cose che fanno il governo. Allora, dal nostro punto di vista, noi abbiamo portato avanti una serie di proposte, e queste proposte, compreso il fatto che stiamo intervenendo per la stabilizzazione e per almeno l'introduzione di governo, per esempio in Libia, che è uno degli aspetti più delicati, visto che la guerra in Libia l'ha fatta la Francia durante il periodo del governo Berlusconi, e Berlusconi si è accodato a quel tipo. Sì, no, io le chiedo scusa soltanto perché mi sembra che andiamo in una direzione. Io la domanda voglio rispondere con il fatto che noi stiamo. Io le facevo la domanda su come, se lei vede delle prospettive, siccome di questa dichiarazione, di questo dire l'FBI europea, di questo mettere in comune. No, io le sto dicendo vorrei sapere un'altra cosa se oltre lei... a questa. Lei sta dicendo che l'Italia ha già fatto l'Italia molto, per carità. Sta facendo e sta chiedendo allora questa cosa. Allora le dico, come convincerà? Le dicevo, nota nell'atteggiamento di Valls e della Francia un cambiamento rispetto alle reticenze magari della Francia di prima? Sì, e mi sembra di aver risposto, questa domanda abbastanza più che semplicemente fare perché Valls è quello che... Prego. È Valls quello che, deve dare prova di andare in un'altra direzione. Mentre invece è sbagliato pensare di organizzare da qui, magari in una semplificazione di quelli che sono gli interventi possibili militari, l'idea che si possa fare un intervento militare alla cieca. Da questo punto di vista... Quello che propone Berlusconi, secondo lei, è un intervento alla cieca, quindi è sbagliato. Perché in questo momento non c'è nessuna possibilità, se non attraverso la costruzione di un'iniziativa veramente coordinata, di fare un intervento che peraltro l'Italia già sta facendo, sia per quanto riguarda l'addestramento in Iraq, sia per quanto riguarda i nostri lavori che vanno nella direzione della stabilizzazione della Libia, che è un'area che è più di nostra competenza, sia per quanto riguarda il fatto di non si può dire da parte di un leader storico come Silvio Berlusconi, mettiamo insieme la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, che in questo momento sono, come si vede, anche facendo una guerra per procura all'interno della Siria, perché altrimenti significa non conoscere la realtà e dire che tutto semplice. Forse Berlusconi ha fatto per 10 anni il Presidente del Consiglio, un po' di esperienza internazionale. Torniamo all'Europa, soprattutto andiamo in pubblicità e poi dopo torniamo all'Europa. Torniamo all'Europa e anche alla gestione, degli arresti e dei diritti. A fra poco, diritti. Salutiamo Magri che ci sta facendo ciao dal collegamento. Arrivederci, grazie a Magri. Restate con noi dopo la pubblicità. Allora, di nuovo in onda, intanto do il benvenuto a Thomas Miglierina, giornalista che è a Bruxelles in collegamento. E per le ultime, se ci sono ultime notizie da Bruxelles, dello stato delle indagini e anche del dibattito e anche della reazione politica delle istituzioni europee.
La polizia ha diffuso l'identikit di un secondo sospetto che sarebbe in fuga, un uomo che è stato identificato e che parlava con il kamikaze della metropolitana di Malbec poco prima delle esplosioni. E poi ci sono dei particolari riferiti dalla stampa locale sul comportamento che il terzetto di Zaventem avrebbe tenuto nel recarsi all'aeroporto di Bruxelles. Evidentemente sono indiscrezioni dalla testimonianza del taxista che li ha condotti. I tre erano particolarmente silenziosi, tranne uno, quello che sarebbe sopravvissuto, forse doveva farsi esplodere ma all'ultimo momento ha rinunciato, che ha diretto la conversazione con il taxista soprattutto sugli americani, sul loro ruolo in Medio Oriente e su quanto appunto avviene nella regione. Altrimenti il gruppo era silenzioso, ha rifiutato l'aiuto del tassista per caricare i bagagli. Il tassista avrebbe sentito un odore strano come di ammoniaca entrare nella vettura, ma non ci ha fatto caso, e avrebbe anche notato dei segni bianchi sui bagagli, ma anche lì non ha ovviamente pensato a nulla, fino a quando di ritorno dall'aeroporto verso il centro con un altro cliente a bordo ha sentito le prime notizie dell'esplosione a Zaventem e ha cominciato a pensare a quei suoi clienti un po' strani. Sul fronte europeo ci sarà questa riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea che comincerà alle 16, ci sono diversi dossier sul tavolo, uno ho sentito, ne avete già parlato in trasmissione, la questione del PNR, quindi i dati dei passeggeri sui voli, ma ci sono anche altre cose, la collaborazione tra i servizi di intelligence, altro argomento che avete toccato, la possibilità per i servizi di intelligence di accedere direttamente in maniera la più automatica possibile a tutta una serie di dati che le compagnie telefoniche raccolgono sul traffico dei cellulari, sulla localizzazione degli apparecchi nelle varie celle e così via. Thomas, i media hanno rilanciato, la televisione belga, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, raccontava di un progetto, per fortuna non andato in porto, di un obiettivo dell'ISIS nella centrale nucleare di Liegi, vicino Liegi. Volevo sapere anche rispetto a questo, naturalmente in questo caso appunto per fortuna è una cosa che è stata, come dire, intercettata ed evitata. Sì, ci sono due centrali nucleari importanti in Belgio che tra l'altro hanno fatto discutere non poco nei mesi scorsi per la qualità dei reattori, alcuni erano stati fermati a causa di microfessure che erano state trovate, poi sono stati rimessi in moto con non poche polemiche sulla sicurezza. Si è scoperto che era stata fatta una lunga registrazione di sorveglianza di uno dei responsabili della ricerca e sviluppo del nucleare qui in Belgio, ma a un certo punto i terroristi abbandonano l'obiettivo, forse perché è troppo difficile. Abbiamo visto da Parigi anche prima che queste cellule, per la loro dimensione e per le loro capacità operative relativamente ridotte, devono colpire degli obiettivi soft, degli obiettivi facilmente difendibili, facilmente approcciabili, come una metropolitana o la hall di un aeroporto. Comunque la registrazione era stata scoperta e questo aveva spinto le autorità a rafforzare con dei militari la sorveglianza degli impianti nucleari. Allora, Franco Becchi, se volevi intervenire sulle cose che diceva Thomas Mingherina. Sentivo, sì, la storia del tassista di cui abbiamo avuto vari particolari. E abbiamo visto, era una ricostruzione tridimensionale, si vedeva proprio il taxi da cui uscivano in questi giorni, e i tempi. Perché dice una cosa, che peraltro è stata la mia esperienza, proprio il giorno dell'attentato ero in volo, quando ho letto prima di imbarcarmi in volo le notizie. Non da o per Bruxelles. No, possibile. Volavo da Torino a Roma e quindi sono atterrato a Roma praticamente un'ora dopo gli attentati. Però quella storia ci dice, ne parlavo ieri con un suo collega Emanuele Fiano che conosce molto bene Israele, che noi abbiamo tutti i leader che dicono che sono in guerra, ma popolazioni che non si ritengono in guerra. Non c'è quella sensazione, perché
le esperienze di Israele. Israele è un paese nato in guerra, quindi dove è diffusa questo tipo di cultura. Non sarebbe mai accaduto che un tassista che aveva elementi di sospetto in quel viaggio non avvisasse immediatamente la polizia, no? Ma la stessa polizia, guardi, è una sciocchezza, ma arrivo all'aeroporto di Fiumicino, ovviamente sapendo le cose dell'attentato, voglio andare a vedere cosa sta accadendo a Fiumicino, se è stata aumentata la sicurezza. In realtà era tutto tranquillo, come raramente ho visto tranquillo l'aeroporto. E avevano mandato un camion di artificieri, e quello faceva, diciamo, siccome aveva la scritta artificieri sulla macchina, sulla schiena dei poliziotti, ecco, dava l'impressione ci fosse qualcosa di strano, ma si muovevano tranquillamente. Un signore chiaramente di origine araba, anche un po' sbrindellato come vestiti, e spingeva un carrello con due grosse valigie e chiedeva delle informazioni. Poi a un certo punto ha mollato il carrello in mezzo al Terminal C, che è quello delle partenze internazionali, e si è spostato. Sono arrivati i due artificieri, gli hanno detto no, il carrello da solo non lo può lasciare. Lui dice ma voglio andare fuori a fumare una sigaretta. Ah, vabbè, ed è andato fuori. Questo era un bravo signore, non ho idea, però ecco, non c'è proprio, non c'è la sensibilità di essere in guerra, non c'è nella popolazione, purtroppo ogni tanto non c'è nemmeno in chi controlla e che è abituato a vedere una vita tranquilla. Galli. Quello cambia radicalmente, però, certo. Cioè, se siamo in guerra, quella sensibilità deve scattare, cioè ogni deve cosa scattare sospetta anche su una forma di delazione, di dovere dei cittadini. Che c'è. Purtroppo è quello, quindi, cioè avvertire se c'è qualcosa di strano e segnalarlo subito. Ricordi nelle metropolitane americane, se vedi qualcosa, se non c'è quello, una metropolitana come la difende? Stazioni ferroviarie, noi ne abbiamo una ogni pochi chilometri in Italia, cioè sono centinaia, o scatta nella popolazione questa sensibilità, oppure diciamo oggi. Il tema è sicuramente che la popolazione non si Poi sente questo, in guerra né qui né in altri questo paesi. Questo tema vorrei sentire sia Gennaro Migliore che Bertolaso su questo tema qui, cioè se è giusto anche comunque che le amministrazioni, i governi facciano anche una campagna in questo senso. Io volevo però dire, io non sono assolutamente d'accordo, non penso che siamo in guerra, non è giusto definirla una guerra, non è giusto continuare a parlare di caccia all'uomo, di stato d'assedio, o di un bravo signore piuttosto che un altro signore che forse è meno bravo, magari perché ha un turbante in testa e allora è possibilmente sospetto. Io penso che la vera risoluzione nella lotta al terrorismo sia andare verso strumenti giuridici all'interno del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti per tutti. Questo vuol dire che le misure che vengono discusse questo pomeriggio a Bruxelles, in primis la nuova direttiva di cui accennava prima il sottosegretario Migliore, direttiva che è stata portata alla luce dopo anni di studio, appena dopo gli attentati di Parigi, direttiva che è ancora monca perché mancano gli strumenti relativi a deradicalizzazione, dissociazione e pentitismo, quello ancora tutta manca, e non c'è quell'approccio olistico che chiedono le Nazioni Unite nella risoluzione del 2014 nell'affrontare il terrorismo anche in un approccio che veda la prevenzione in primis. La seconda cosa, se vogliamo parlare, accennava il collega in collegamento prima dello scambio dei dati, di quello che viene chiamato PNR, benissimo, deve essere fatto. I dati dei passeggeri, i dati aerei dei passeggeri. Quello anche deve essere fatto, ma il problema è che in questo momento viene fatto in modo che i dati vengano raccolti nel complesso e selezionare poi quei dati, siccome ci vogliono delle risorse in termini di finanziarie e in termini umani molto grandi, non è ancora si rischia di scivolare nel profilaggio razziale. Quindi se noi decidiamo di fare un PNR che adesso è a livello europeo, deve essere molto chiaro chi può accedere a quei dati, a quali fini, per quanto tempo questi dati possono essere conservati. L'altra cosa che menzionava il fatto di conservazione dei dati, utilizzo da parte delle forze di polizia dei dati che vengono raccolti da privati, che siano service provider piuttosto che telefonini. Anche lì c'era una direttiva che è stata considerata invalida dalla Corte europea lo scorso anno, 2014. Quello che devono fare adesso gli Stati membri, visto che la risposta è in Europa, punto, perché deve essere una risposta coordinata, è mettersi d'accordo su quali sono le nuove regole che rispettino i diritti costituzionalmente garantiti, in primis privacy e protezione dei dati personali, perché ci sia la possibilità di utilizzare questi dati che sono
tantissimi. E quelli sono ormai, infatti lo vediamo nella nostra vita quotidiana, sembra incredibile che non possano, no, che questo sì, uso. Secondo allora, me, sì, parole però, come privacy, diritti costituzionali, di fronte a fenomeni di questo genere vorrei non sapere hanno che ne diritto di esistere, devono essere attenuate, perché altrimenti faremo un buco nell'acqua sempre. Devono essere attenuate e che cosa non esiste privacy, non esistono diritti costituzionali. Che cosa può decidere concretamente abbiamo, il vertice di oggi dei ministri dell'interno? Per sconfiggere, come è normale e giusto che sia il nostro obiettivo, la minaccia terrorista, abbiamo bisogno di non cambiare il nostro stile di vita. Questa è una frase che abbiamo detto tutti. La diciamo sempre, secondo me non dobbiamo neanche cambiare il nostro stato di diritto. Abbiamo gli strumenti per prevenire e per contrastare questa minaccia terroristica. Il fatto di generare panico è esattamente l'obiettivo del terrorismo. Si chiama terrorismo perché agisce uno per spaventare un milione. Allora, la questione è, siccome, se posso fare un esempio, diciamo, del passato, dopo il Patriot Act sono stati fatti miliardi di interventi di intercettazioni e da questi interventi di captazione a, diciamo così, strascico sono arrivate pochissime unità di segnalazione, significa che gli strumenti per contrastare un fenomeno specifico non possono essere statistici, cioè bisogna dire che per contrastare un singolo foreign fighters o per contrastare una singola minaccia di un attentato terroristico devi affinare strumenti più penetranti che quelli del controllo di milioni se non di miliardi di dati che possono essere utilizzati contro altre, diciamo, in altre situazioni. Io sono per l'utilizzo dei dati rispetto a quelle che sono le esigenze dell'autorità giudiziaria. Ma i dati di cui parlava la professoressa, però dobbiamo essere in grado di usarli? O ma guarda che i dati sono già usati. I dati sono già usati. Il punto è se questi dati vengono utilizzati per fini diversi che poi tra l'altro non sono utili per il contrasto al terrorismo. Esatto. Io vorrei capire se sono stati presi più terroristi dalla nostra attività di intelligence o comunque, diciamo, prevenuti attività su questo territorio con attività specifiche e mirate oppure, diciamo, con un'identificazione appunto del signore che c'ha un'area un po' bislacca che viene visto come una potenziale minaccia. I terroristi, lo voglio dire a Begis che è uno degli giornalisti più acuti che noi abbiamo nel nostro paese, hanno esattamente questo obiettivo, quello di farci impaurire alla faccia di ogni persona che ha una sembianza di un però arabo. E questo è un problema. Ma mentre invece, però per esempio, un'educazione, voglio dire, se si vede appunto il pacco, citavo prima i messaggi, la campagna che hanno fatto le amministrazioni americane sulle metropolitane, d'accordo. Se vedi una cosa strana segnalalo. Io sono d'accordo, queste cose qui non servono. Io sono non d'accordo servono, sul fatto che ci debba essere una sensibilità. Non sono d'accordo sul fatto che si debba spargere il panico. No, esatto. Perché il panico è l'obiettivo. Allora, io sono dell'idea che se per esempio uno vede su internet tu vedi dei diciamo messaggi che vengono usati sia per il reclutamento sia per spaventarci. Allora la questione è questa: quando noi diciamo io non ho paura, non è che stiamo facendo un atto di coraggio, stiamo dicendo che li stiamo contrastando su un altro terreno. Per me è molto più problematico quando la polizia dell'Ungheria, che aveva fermato una persona che era poi tra quelli che hanno fatto gli attentati, non l'ha fermata perché non c'era stato lo scambio di informazioni, perché quello era un terrorista, lo hanno fermato e poi non sono riusciti a bloccarlo, piuttosto che mettere un muro. Questo è il punto, perché quel muro blocca migliaia di persone che magari fuggono da quella guerra e quel singolo passa perché non si sapeva chi era. Questo è il problema. Questo principale. Io facevo semplicemente la differenza tra leader che parlano e che dicono apertamente tutti i leader europei siamo in guerra e popolazioni che non si ritengono in guerra. Israele fa la vita normale di tutti, a Tel Aviv vai al cinema, vai a sentire i concerti. Però Israele vai. Da 50 anni no, lo so. Attentati. Adesso quello tu, che mi diceva il tuo collega che siamo, piano che siamo e dici io sono convinto. Ma tu pensi veramente che siamo Israele? Che cioè, i figli è il problema. E i figli dei miei figli vivranno questa situazione. Esatto, e non sarà risolvibile come non è risolvibile. Non allora, c'era il conflitto israelo-palestinese. Però ce lo porteremo avanti 50-60 anni. Allora, sentiamo Bertolaso, velocemente poi le ridò la parola dopo la pubblicità. Però. Se posso permettermi, con l'umiltà ovviamente di uno che si affaccia sul problema terroristico oggi, ma che ha gestito diverse emergenze nel passato, anche di altro genere, mi sembra di assistere sempre alle solite
discussioni dopo che è successo un fatto, sia esso naturale sia esso un fatto terroristico. Andiamo a chiedere ai genitori, ai parenti delle vittime di ieri se sono d'accordo con tutte queste varie procedure burocratiche che devono essere messe in piedi, che richiederanno ancora un sacco di tempo. Nel frattempo noi continueremo ad essere soggetti a questi attentati. Se fosse utile, io sarei d'accordo con lei. Il problema è che da un lato, scusatemi, avete parlato voi, mi fate parlare un attimo a me per cortesia? Grazie. Qui bisogna distinguere due settori fondamentali, la previsione e la prevenzione, come in tutte le emergenze. La previsione la devono fare i servizi di intelligence, che sarebbe bene che fossero uniti, come viene auspicato da tutti, a livello europeo e anche con il Medio Oriente, e cosa che non accade. Invece prevenzione la si deve fare con la gente, con i cittadini. Anche se non siamo in guerra, ma non ci siamo lontani, bisogna che anche in Italia accada quello che accade in Inghilterra, in Francia, in Belgio, non parliamo degli Stati Uniti, in Spagna, in tutti i paesi moderni. Bisogna insegnare quali sono le procedure, i metodi, i rischi, i segnali di un possibile evento terroristico. E non è difficile. Devo andare in pubblicità e dopo la replica anche per gli altri ospiti. A fra poco. Allora, di nuovo in onda, come vedete, forse dalle tracce così video, il dibattito continuava anche durante la pubblicità. Dunque, c'è una notizia da dare che arriva dall'AGI, riportando notizie in onda a Parigi, ovvero che l'avvocato di Salah ha raccontato che Salah non collabora più. Dopo aver fornito qualche informazione agli inquirenti belgi, Salah Abdeslam, l'unico terrorista sopravvissuto del commando del 13 novembre a Parigi, ha smesso di collaborare. Lo ha riferito il suo avvocato Sven Marie, che tra l'altro mercoledì sera è stato aggredito da uno sconosciuto che lo accusava di difendere un terrorista. La notizia arriva nel giorno dell'udienza in cui dovrà comparire davanti alla Camera di Consiglio, in cui i giudici decideranno sul prolungamento della detenzione. Il 26enne ex superlatitante aveva cominciato a collaborare dopo il suo arresto quando l'avvocato lo aveva descritto come pronto a rispondere a tutte le domande e aveva confermato di aver partecipato agli attentati del 13 novembre. Aveva anche confessato che si voleva far esplodere allo stadio di Francia, ma che poi aveva fatto marcia indietro. Ora qualcosa è cambiato. Che cosa potrebbe essere cambiato, professoressa? Che cosa potrebbe essere cambiato nell'atteggiamento? O è una, diciamo, una trattativa, diciamo? Secondo me c'è una trattativa in corso, io non so intervenire sulla questione. Certo, dipende che cosa hanno offerto. È vero che la legislazione belga in materia di pentitismo non è particolarmente sviluppata in termini di collaborazione. Nel dettaglio non le saprei dire. Qual è l'ipotesi da fare, Bertolaso? Che fossero messaggi. Quando l'avvocato ha detto che Salah era disposto a collaborare, poteva anche essere un messaggio. Io non l'ho mai visto in vita mia un avvocato di un terrorista che fa le conferenze stampa. Non credo che sia mai successo nella storia dell'umanità un fatto del genere. Ha ragione, lui poteva essere il segnale per dire partite con l'attentato. Hanno preso l'avvocato, l'hanno fatto parlare, hanno detto lui è disposto a collaborare, il giorno dopo è successo quello che è successo e adesso lui dice che non collabora più. Non è che magari, ripeto, non sono un agente dei servizi segreti, ma non è che magari questi erano messaggi che venivano inviati appositamente. No, certo che è possibile che quelle comunque poche cose che ha detto, cioè nulla, però appunto fossero il modo per dire agli altri Gennaro partite. Gennaro migliora su questo punto? Ma io onestamente credo che debbano questi approfondimenti li debbano fare i giudici. Certo. Cioè, io onestamente non saprei dire. La cosa che vorrei sottolineare è che c'è bisogno di premere in tutte le direzioni per ottenere lo scardinamento di un muro. Cioè, esatto, a un certo punto, questo muro di omertà, che a me ricorda molto l'omertà mafiosa, perché questi sono terroristi e hanno anche una mentalità mafiosa, familistica, sono fratelli, si proteggono tra di loro. Quando arrivi in un quartiere, così come accade spesso anche in alcuni quartieri dove vengono fatti degli arresti, c'è una reazione del quartiere, bisogna rompere il muro di omertà. Tutti gli strumenti che vanno in questa direzione per me ci garantiscano la sicurezza. Prego, aggiungerei un'altra cosa rispetto a questo discorso del muro di omertà. Si parlava prima del discorso del rischio. Prevenire il rischio non è possibile, secondo me, ma dobbiamo gestire il rischio.
Tra le strategie della gestione del rischio, appunto, di questo discorso della riabilitazione di determinate persone, dipende cosa viene offerto a questa persona. Al di là dell'aspetto collaborativo con le forze di polizia, bisogna mettere in atto tutto un sistema che permetta di riprendere all'interno di una società, riaccogliere all'interno di una società queste persone, che magari, considerando che magari il livello di rischio che pongono non è lo stesso per tutti. Alcuni devono essere lanciati in prigione e lasciarci, alcuni possono essere reinseriti a livello così, alcuni possono essere utili per capire quali sono le dinamiche che ancora noi non capiamo e non saremo in grado di capire. Io non penso che le infiltrazioni classiche possono avere un perché. Facciamo sinceramente. Infiltrazioni classiche hanno sventato parecchi attentati. Consentito, sì, di prevenire, allora bisogna avere tutti gli strumenti. Le cose che dice lei che non sono mai avvenute, quindi sono fa lo stesso, aveva messo in campo uno in tutta la storia del terrorismo jihadista che si sia pentito. Esiste in Italia, ci sono, in Italia hanno collaborato. Tant'è che in Italia sono stati presi. Sono stati presi grazie alle informazioni dei servizi. Sì, però sta dicendo, però adesso stanno collaborando. Allora, dobbiamo proprio, mi dispiace perché questo tema qui è veramente molto interessante, ci torneremo. Io volevo soltanto salutare Thomas Migliarina e chiederti, Thomas, per chiudere, pensi che verranno prese delle decisioni importanti, cioè se ci sarà qualcosa di operativo che uscirà dalla riunione di oggi del Ministero dell'Interno. Bertolaso fa dell'ironia, non lo so, che dici? Sicuramente decideranno di... Prima volevo dire una cosa per quanto velocissimamente riguarda Beslam e la questione. Sì, molto rapidamente, fino ad oggi la sua estradizione in Francia era abbastanza chiara, anche se lui si oppone, perché i fatti gravi nei quali è implicato a Parigi erano molto più gravi di quelli di Bruxelles, e poi Abdeslam è cittadino francese. Se però dovesse risultare che è coinvolto anche nell'organizzazione degli attentati di Bruxelles, evidentemente la questione dell'estradizione, mandato dal resto europeo e la base legale, si complica. Questa sera, la questione è semplice: da una parte c'è l'esigenza per l'Europa di dare un segnale forte, dall'altra le polemiche che tra l'altro abbiamo potuto sentire e vedere anche nella vostra trasmissione sono anche le polemiche tra gli Stati, tra le differenti opinioni al Parlamento europeo, e quindi questo tema non diventa più semplice da affrontare anche dopo una serie di attentati come quella che c'è stata a Bruxelles. La vignetta di LK che vedete forse la dice lunga, ma speriamo di no. Bertolaso, chiudo con lei, però telegrafico, ma anche a lei ha dato fastidio, come a Giorgia Meloni, che Federica Mogherini piangesse? No. Quelle lacrime? Trovo imbarazzante che il ministro degli esteri dell'Unione Europea si metta a piangere dopo un attentato del genere. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, come tutta la Commissione Europea, deve far vedere appunto che noi non abbiamo paura, che noi non ci facciamo intimidire, che noi anzi vogliamo reagire. Quindi è d'accordo con Giorgia Meloni su assolutamente questo? Assolutamente sì, come al solito. Diranno che sono maschilista. Anche se si fosse messo a piangere, diciamo, avrei detto che veramente è una scena imbarazzante. No. La gente deve gli europei vogliono essere rassicurati dai loro leader, non vogliono essere... Questo è un fatto che può accadere dietro le quinte, ma non deve accadere in banca. Va bene, è un dibattito nel dibattito, era soltanto... Va bene, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, linea Coffee Break. Andrea Pancani.